lui, c'è un'esigenza. Siccome tua mamma è intestataria del contratto. Senta, non importa, c'è un'esigenza, c'è un'esigenza. Punto, non importa se sua madre era l'intestataria del contratto, è uscita dal contratto. È uscita dal contratto, c'è l'esigenza loro. Voi vi dovete prendere, adesso vi filmiamo mentre lo dici, ok? La responsabilità di sfrattare da una casa popolare un invalido dal lavoro. Queste case sono state pagate non dall'ACER, ma dai soldi degli operai. E voi li sfrattate? No, no. Non funziona così. Dico così che tua mamma... No, no, ma non funziona così. Non funziona così, basta parlare di sua madre, non prendiamoci in giro. Sono due persone adulte, ok? Uno non c'ha il lavoro e l'altro è un invalido del lavoro. Li volete sbattere in strada? O andiamo a vedere dentro l'armadio delle vergogne di cui parlava l'assessore Amorosi che cosa ci state nascondendo ancora? Eh? Vogliamo vedere quello? Basta, sì. No, facciamo un rinvio allora. Se non volete che vada avanti a parlare, scriva un bel rinvio. Perché le mie parole fanno più male delle botte, lo so. Allora, cosa devo fare? Bel rinvio. Perché non fate una seconda segnazione? Avete tanti alloggi vuoti, qual è il problema? Sono di gente che voi fate. Il problema sussiste. Ma ci sono, non è un problema di decidere. Non decidiamo mai. No, ma non è un problema di decidere. È fare una richiesta direttamente sua all'assessorato da parte vostra. Perché sei saggio.